Tutti e benvenuti alla nostra nuova tragica puntata del nostro cosiddetto corso di videocucina. Non vi spaventate, siamo di nuovo qui. Oggi vi faremo vedere come si preparano i canederli che già un mesetto fa vi avevamo accennato che vi facevamo vedere. Sono sempre qui in compagnia di Rio. Ciao a tutti, sono tornato anch'io dalle vacanze. Anche il conduttore è tornato purtroppo e non se l'è prolungato un altro po' le vacanze. Grazie Rio, sempre gentilissimo. Vediamo un po' che cosa ci occorreranno per preparare i canederli, o meglio per cercare di prepararli. Allora, ci occorreranno pane sbriciolato, un uovo, sale e latte al momento. Va bene, allora adesso vi faremo vedere il video di preparazione. A dopo, ciao! Dunque, abbiamo preso del pane e adesso ci aggiungiamo un po' di latte, vedete? La prima cosa da fare, quindi sono questi pezzettini di pane che abbiamo tagliato, a cui dobbiamo aggiungere del latte. Mescoliamo il tutto, ecco qui, vedete? Aggiungiamo un uovo. Continuiamo a mescolare il composto. Anche aggiungere che se avete del pane del giorno prima, è meglio perché il canederlo viene meglio col pane del giorno prima. Aggiungiamo adesso un po' di sale. Abbiamo aggiunto anche del pane grattugiato al composto e ora andremo a modellare per formare delle piccole palline. Abbiamo formato delle palline, ora poi le cuoceremo un poco in padella. Naturalmente si possono fare in vari modi, anche al sugo e al brodo. Va bene. Ciao a tutti, al prossimo video allora. No.